Siamo tutti, diciamo così, figli o nipoti dell'8 e del 9 settembre del 1943. Sono forse le date più importanti della storia contemporanea per la nazione italiana, perché è il momento in cui la nazione sembrava, come dire, perdersi in una sorta di buco nero della storia che si è creato, quando il re, il capo del governo, fuggono e creano una spaccatura all'interno del paese, i cui traumi ancora stiamo vivendo nella vita politica oggi. Per cui capite l'importanza del convegno che la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara hanno organizzato. Gli storici si accapigliano da anni sull'interpretazione di quei fatti così complessi che è difficile trovare un evento simile anche in altre nazioni europee. E noi dobbiamo, come dire, fare uno sforzo ulteriore, e questo convegno sarà importante per questo motivo, perché di tutto il lavoro di ricerca scientifica che gli storici hanno fatto, ben poco è arrivato al largo pubblico. Quindi la divulgazione ancora soffre, cioè i ragazzi ancora poco o niente sanno dei fatti dell'8 settembre.